Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri del regno animale. Volevo parlare dei babi russa. Essi sono dei cinghiali, sono dei maiali selvatici appartenenti alla stessa famiglia dei suidi, suini. Non dimentichiamo che anche il facogero è un suino. Molti erroneamente confondono il babi russa per il facogero, che sono due cose ben diverse. Innanzitutto adesso volevo parlarvi del babi russa, perché è quello più curioso fra tutti i suini. Innanzitutto il babi russa vive soltanto nel sud-est asiatico, ma più precisamente nel Sulawesi. In maggior parte, adesso sono circa 5.000 esemplari, ed è un animale vulnerabile secondo quelli che si interessano della salvaguardia degli animali. Oltre al Sulawesi, anche nel Torian, nel Buru e nelle isole Molucche. In malese la parola babi russa significa maiale cervo, questo perché per loro somiglia un po' a un anima, un po' al maiale e un po' al cervo. È comunque un atriodattilo, un ungulato, quindi non hanno del tutto torto a dire maiale cervo, ma loro intendono dire, per il fatto delle zanne che sporgono dal muso, che secondo loro ricordano erroneamente i palchi del cervo. Io credevo che quelle zanne che vanno a finire fino alla fronte, in alcuni casi arrivano anche ad ucciderli, perché si dice che crescono all'infinito finché non combattono tra di loro, tra maschi, perché quelle zanne servono nei combattimenti tra maschi per aggiudicarsi la femmina. È un animale sociale, ma vive in piccoli gruppi dove il capo è il maschio dominante, e poi ci sono gruppi di femmine e loro possono fare da uno o due figli. Adesso vi dico delle dimensioni di questo animale: la lunghezza dal muso a tutto il tronco è di 88-107 cm, la coda 20-32 cm. Al garrese misura tra il 67 e 80 cm e può raggiungere i 100 kg di peso. Può arrivare fino a 12 anni di età e diventa adulto già a 2 anni, e potremmo definirlo sessualmente attivo. Lo svezzamento invece, anzi, la gestazione dura 5 mesi. Possono fare soltanto uno o due cuccioli per volta, e lo svezzamento è tra i 6 e 8 mesi. Subito dopo sono già pronti per mangiare bacche, foglie, frutti e a volte anche invertebrati, a volte anche piccoli vertebrati come lucertole, mammiferi, ma di piccole dimensioni. Ma di solito loro si nutrono di carogne, prevalentemente si nutrono di frutta e verdura e anche di foglie, così come i loro lontani cugini, cioè i maiali e i cinghiali. Molti sono riusciti ad addomesticare queste specie animali. Questi animali qui venivano raffigurati nelle pitture rupestri, sempre del sud-est asiatico, di 39.900 anni fa, a Moros, nel sud-est del Sulawesi. Nel 2006, allo zoo di Copenaghen, hanno fatto accoppiare un maschio di babi russa con una scrofa svedese, per vedere che tipo di animale ibrido potesse nascere. La cosa strana di questo animale
è che sì, un suino, ma lo stomaco di un ovino, cioè di pecore, capre, montoni, questi qui. Potremmo definirlo quasi un ruminante, un suino, ma rumina. Esistono circa quattro specie di Babirussa. Il Babirussa Linnaeus nel 1700, scoperto da Carlo Linneo nel 1758 e vive nelle isole Molucche a Bauru e nelle isole Sula. Il Babirussa celebensis Denninger 1909 è stato scoperto da Denninger, che vivono solo nel Sulawesi. Il Babirusa Togianenis, scoperto da Sodi nel 1949, che vive soltanto nelle isole Togian, e il Babirusa Polabatensis, scoperto da Uger nel 1950, viveva a Bolabatu, ma nell'Oleocene, Olocene, quindi potremmo definirla una specie estinta. Senz'altro c'è da dire su questo animale che si pensa che è stato descritto, citato nel romanzo di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari, ma perché questo animale è un abile nuotatore, oltre che essere un abile corridore. E si dice che anche George Orwell, nella Fattoria degli animali, ha parlato sì dei maiali che diventano dei burocrati, e si pensa che abbia citato anche il Babirussa, il nome Babirussa. Bene, amici, con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal Gran Miti. Ah, cos'è che pensavo io? Non so se l'ho già detto quello che pensavo, il fatto che le zanne sporgono dal muso, io pensavo che fossero i canini inferiori che vanno a sbucare il palato fino a sbucare per tutto il naso e uscire fuori dal naso, dal muso. Invece no, quei canini che vedete caratteristici che vanno verso, che vanno indietro, sono canini superiori, non servono a masticare, non servono a scavare il terreno, ma soltanto nei combattimenti per aggiudicarsi la femmina. Hanno sì quei due canini superiori che vanno verso l'alto e si incurvano all'indietro, in alcuni casi vanno anche a sbucare il cranio uccidendoli. Non è proprio un suicidio, ma finché non si scontrano con un altro Babirussa, possono anche crescere fino a bucargli il cranio. Però poi hanno quelli i canini superiori. I canini inferiori invece sporgono dal muso, ma non sono quelli che sbucano il naso andando verso indietro. Quelli sono quelli superiori, quelli inferiori sporgono soltanto dalle labbra senza bucare il muso. Vi metto anche un cranio per farvi capire come sono fatti i canini di questo animale. Bene, amici, con questo è tutto. Un abbraccio immenso dal Gran Mitico.